Ciao a tutti, allora, con questo video voglio inaugurare innanzitutto una serie che parlerà, quindi ritornerò a parlare di Livorno, però non più dal punto di vista delle partite, cioè con il commento, ma bensì, diciamo, voglio un po' parlare delle cose che succedono, diciamo, in questi mesi estivi, parlando specialmente del calciomercato, ma non solo, sempre se saranno anche altre notizie, parlerò anche di quelle. Diciamo che la serie, cioè ogni video, diciamo che io ho programmato di caricarlo nei 10 giorni all'incirca, a meno che non succeda qualcosa di particolare, e a meno che non succeda proprio niente, di 10 giorni possa diventare 15. E niente, insomma, oggi 10 luglio voglio caricare il primo video. Allora, innanzitutto io comincerei un po' parlando della cosa principale del Livorno, ovvero chi del cambio allenatori. Come penso tutti sapete, c'è stato un cambio allenatore. Diciamo che ci sono state le dimissioni, diciamo con la rescissione del contratto consensuale, da parte di Nicola, e appunto c'è stato l'arrivo del nuovo allenatore, ovvero Kaimine Gautieri. E niente, diciamo che a parere mio non è un non buon allenatore, però diciamo che non ha molta esperienza, però anche questo, diciamo, ce lo manca Nicola. Insomma, diciamo che è una scommessa, ecco. Io sono fiducioso in questi Gautieri e spero possa appunto far bene. Insomma, questo era, diciamo, dal punto di vista dell'allenatore. Passando invece un po' alla rosa, diciamo, la rosa attuale, diciamo che era prevista per il ritiro che ha fatto il Livorno, che sta tuttora facendo, è questa, non so scritta perché sennò poi me ne scordo. Allora, Mazzoni, Cipriani, sì, alla sinistra, Mazzoni, Cipriani, Meola, Cecchinini, Lambrughi, che vabbè, ci sono anche i ritorni dei giocatori dati in prestito, insomma, Lambrughi, Gemiti, Bernardini, Emerson, Gonnelli, Moscati, Belingheri, Luci, Moschera, che Moschera fra l'altro è stato riconfermato in prestito, e poi si parlerà anche un po' di tra virgolette cessioni, che alcune sono state ufficiali, alcune sono stati semplici ritorni da prestiti. Insomma, Moschera, Biagianti, Bartolini, Bruzzi, Molinelli, Dionisi, Galavinov, Sirigaddi e Bigazzi. Con, fra l'altro, c'è scritto, perché io sono andato un po' a cercare sui siti, che fra l'altro alcuni siti non diano niente, alcuni invece diano ossa, invece altri un'altra. E niente, insomma, e fra altre cose ho letto anche che diciamo il gioco, la strategia, la tattica prevista dalle partite quest'anno sarà il 4-3-3. E a sentire il nostro amico, il nostro caro Ardo, questa cosa ci farà divertire. Che fra l'altro, questo Ardo, una cosa che è successa, diciamo, mesi, no, mesi, mesi fa, però un mesetto buono fa, se non di più. C'era, vabbè, non so se l'ha sentito, probabilmente sì, quella la sorte di cambio di proprietà, che poi fra l'altro alla fine non è avvenuto, e quindi secondo me questa serie era già scritta, perché sentendo le voci Aldo ce l'ha, questa si vede, non è la prima volta che ce l'abbandona, e non è la prima volta che dici che c'ha un po' di, come si può di trattative, diciamo così, con altre gente, che poi alla fine non viene fuori nulla. Io me l'aspettavo, devo essere sincero, perché tutte le volte, come ho già detto, lo dice e poi alla fine non fa niente. La mia paura è che con questa cosa lì, con questa scusa, cioè con questa cosa lì, lui c'ha la scusa di dire: io ve l'avevo detto, andò via, ormai mi sono pupato di voi, noi diventi va, quindi se fa schifo, non è colpa mia, io non c'ho voglia, diventi va. Insomma, in poche parole, diciamo che con questa cosa lì si può giustificare se il prossimo anno sarà una stagione deludente, ecco. Mi auguro che così non possa accadere, però diciamo una sorta di, oh, parere mio, mia opinione, ecco. Comunque, tornando ai prestiti, come ho già detto, allora ci sono state, diciamo, il rientro da tutte le parti, a parte quello di Moschera, diciamo, nei propri rispettivi club. Infatti c'è Baldi che è tornato all'Inter, che poi è andato al Chievo, penso in prestito, Baie che è tuttora dell'Inter, Benassi che, se non sbaglio, è andato al Torino, almeno queste erano le voci che circolavano ai tempi del calciomercato invernale. Duncan, tuttore dell'Inter, ma probabilmente va via. C'è chi dice Palermo, Sampdoria, no, Sassuolo, non so, l'ho letto una volta, insomma, quindi va. Niente, vabbè, poi c'è i vari Mesbabe, Fodil, poi c'è chi c'è che poi è tornato, insomma, vabbè, tutti quell'arte, non me ne ricordo, l'ho scritti così, però non me ne ricordo. Poi
Per quanto riguarda invece le cessioni, diciamo, ufficiali, proprio che giocatori di livore a casa di via, in primis c'è quella di Greco che è andato al Genoa, che fra l'altro voci dicono che lui ci è andato gratis, ovvero che ha fatto la rescissione del contratto e poi è andato lì. Cioè, ovvero che Livorno praticamente non ci ha guadagnato quasi nulla. Cosa infatti, bravo Aldo, che non ci capisce come sempre una siega. Poi c'è stata, poi beh, c'è quella lì di Paulino che doveva essere prima andata via e per ora, e sinceramente a me non mi dispiace affatto, anzi, è tutto da nostro. Perché c'è, cioè è tutto da nostro, così dicono alcune fonti, perché io ho qui il computer davanti e devo essere sincero, quello che guardi di più è tutto mercato web. Sbarra amaranta.it che sono lì. E praticamente lo sedia di Paulinho è che da Frassutento a Jazeera, poi c'è stato prima il consiglio del Palermo, cioè Torino, cioè, non si è ancora capito di preciso se lui è rimasto o no, e se è rimasto la cifra che probabilmente chiede Spinelli è intorno ai 10 milioni, ecco. Comunque per ora io da quello che ho capito lui c'è. C'è, e diciamo la squadra più vicina è il Southampton, che ogni tanto ci spinge un po' in. E niente. E oltre a questo c'è il ritorno e la cessione ufficiale di De Carli, che è andato che siamo una squadra strana che c'ha il nome Brum Brum. Aspetta, vai a vedere, di preciso c'è ben iscritto, speriamo di trovarla velocemente. Ma l'Eintracht Braunschweig, non so come si pronuncia, insomma la squadra lì. Poi c'è una cosa che mi ci ha fatto un po' rimanere male, c'è stato diciamo il non rinnovamento del contratto a Rinaldo. Ora io non so se era nelle clausole, ovvero che se tipo retrocedeva, diciamo lui veniva automaticamente svincolato, non lo so. Però se così non fosse, mi dispiace, perché secondo me Rinaldo poteva essere un buon difensore per la Serie B. Perché anche l'anno scorso, lasciando stare tutte le osse, lo schifo dei gol subiti, della difesa, Rinaldo secondo me non era il peggio, ecco. E niente, poi cosa c'è? Poi, sinceramente, di cessioni io non ho sentito altri. Ho detto, vabbè, a parte, come ho già detto, ritorno dei prestiti, e penso i vari, diciamo, svincoli, ecco. Una cosa che non ho capito è stato il discorso di Anania e di Ardegani, ecco. Non ho capito se loro erano stati ceduti, se erano in prestito, se appunto c'era stata la rescissione del contratto, non lo so, ecco, quello devo essere sincero. Comunque, invece, parlando un po' del che mi ha raggiato il foglio, mi è venuto in mente, vabbè, di tornare al discorso dei prestiti, sono tornati in prestito Coda all'Udinese, Castellini non so se l'aveva comprato a Livorno, Borca, e poi Rosa, che non ho capito che infatti è la cosa attuale, non so se ci avete fatto caso, non ci sono né Valentini e né Megara. Ora Valentini io non ho capito se era in prestito o no, ma mi pare di no, e comunque fra l'altro avevo sentito che lui era interessava a qualche squadra Serie A, e la cosa che non ho capito è quella di Megara. E Megara l'anno scorso era scritto che l'aveva preso dal Siena in prestito con diritto di scatto. No, con prestito nero so 1 milione, e c'è anche mi pare diritto di scatto, non lo so. Quello voglio sapere. Ora lui è del Livorno, è stato venduto, è del Siena, questo non l'ho ancora capito. Comunque, stando alla rosa attuale che c'era scritta su internet, e magari non c'è, e niente. Ora passiamo un po' al discorso di probabili acquisti avvenuti. Allora, acquisti avvenuti non ce n'è di preciso. C'è, si parla un po' di questo Maicon da Silva che è quasi fatta, si parla di Petagna in prestito al Milan che se dovesse andare via Paulinho, poi chi c'è? Sì, si parla anche di Aldo Magni, vabbè, qui leggo fra l'altro sempre delle cessioni tra il discorso dell'ex Amaranto Castro del Genoa. Diciamo che i veri e propri acquisti li ora non l'ha fatti. C'è un altro che rischia di andare via, che è Ceccherini, che però sembra che voglia restare. Poi no, sa, ora se faccio un casino, però sono cose che vedo e non è facile. Anche da scrivere non è facile perché tutte le volte ambiano. Però io ci provo a tenervi un po' aggiornati. C'è anche il discorso di Valentini, c'è Valentini che rischia che col Dese fra Bologna e Chievo. E niente, io devo essere sincero, io mi ricordavo che Livorno aveva preso qualcuno, ma evidentemente mi sbagliavo, mi ricordavo di qualcosa.
boh, male male se qualcosa ce l'aggiungo nella descrizione. Niente, una cosa chiara da dire, tornando al discorso della società, dato che diciamo il risultato iniziale dell'allenatore, c'è l'ipotesi Ruotolo, che dovrebbe essere, diciamo, come vice, a meno che non è stato già ufficializzato. E un'altra cosa, dal punto di vista di dirigenza, c'è finito il rapporto con Perotti, il suo superiore dati, quel Ghignone che se ne era morto, che sostituì momentaneamente Nicola, partita a Roma Livorno, tra l'altro persa 3-0, tutta a casa, ecco, a casa delle Cagli. Niente, allora, io credo che sia tutto, perché sì, vabbè, oltre a questo c'è anche i vari rinnovi di contratto di Moscati, che è firmato per 5 stagioni, c'è l'ufficialità di Cipriani, che è ancora per un anno a Livorno, che Cipriani è infatti, cioè, della se stessi e viene, con tutto rispetto, però non lo so, dovrebbe essere la rovescia, se ne cade, noi si da giocare della se stessi, insomma, questo Cipriani che ha rinnovato ancora per un anno con Livorno e niente. No, Ruotolo c'è scritto sarebbe bello tornare a Livorno, quindi probabilmente non è ancora ufficiale. Poi basta. Aspetta, Livorno tornò in quella fascia destra. Qui ci sta scritto, vabbè, Surraco, che sarebbe un grande ritorno, che Surraco non mi dispiaceva ai tempi, ora vedi, sono passati gli anni, probabilmente anche il giocatore è cambiato, comunque non era male ai tempi, non c'era già nel Livorno. Crescenzi e Maconda Silva, questa della regina, che sembrerebbe quasi fatta. E niente, via, detto questo, io, se mi dovesse venire in mente qualcos'altro che non ho scritto, lo scrivo qua sotto. Per il resto io non ho da dire nient'altro. Spero che questo nostro video abbia un po' aggiornato su questo Livorno calcio, quanto riguarda il calcio mercato, e niente. Ci vediamo probabilmente al prossimo video, che uscirà, ho detto, in norma fra 10 giorni, per il 20 luglio. Detto questo, ciao a tutti, alla prossima.